sono tutte iniziative di così alto spessore e di così forte impegno che, cioè, vorrei testimoniare anch'io di quanto siano meritevoli. Lo vedo in grande in quello che è stato detto oggi, lo vedo non in piccolo, ma diciamo in locale, in quello che vedo che si comincia a fare anche dalle mie parti. Veramente grazie, ecco, grazie di questo. Dunque, il tema che mi è stato affidato è uno dei diversi temi di oggi che in effetti vedo che rendono, devo dire, importante anche questa iniziativa di formazione, perché apprezzo anche tutti i temi che sono stati scelti, sono veramente interessanti anche per me come oncologo seguire queste che poi sono tematiche, problematiche che seguo tutti i giorni, quindi affronto tutti i giorni, però devo dire proprio ben fatte. Il tema del fumo potrebbe sembrare primo ripetitivo, se ne è parlato un po' anche prima di iniziare e con l'altra relazione. Secondo, può sembrare noioso, c'è ancora fumo, parliamo ancora di fumo. Che noia, ci sono tante altre cose di cui parlare, c'è l'alimentazione, che ne abbiamo parlato tanto. Poi c'è il problema che il fumo, no, passo uno per volta, vi faccio vedere questo, così. Il fumo è una cosa che per i fumatori è un legame veramente forte, è una dipendenza, e c'è una forte ritrosia a parlarne. E soprattutto la forte difesa di tutti è che, vabbè, ma ormai si sa che il tumore è genetico, che ci sono le mutazioni, si è parlato di terapie biologiche, quindi questa storia del fumo mettiamola da parte perché non è più rilevante, non è proprio così. Anzi, i tumori del polmone, ma vedremo anche altri, sono ancora la prima causa di morte in Italia. Notate com'è rilevante il peso di questa neoplasia nel sesso maschile. Un uomo ogni 10 avrà un tumore al polmone nel corso della propria vita. Questo è veramente pesante. E una donna su 38. In Italia ogni anno sono 41.000 le persone che vengono colpite da questo tumore. Non mi piace usare quel termine che molti riportano, giornalisti, come big killer, non mi piace tanto, però il senso ce l'ha con questo tipo di tumore. Soprattutto se guardiamo la sopravvivenza a 5 anni, 14% per gli uomini e 18% per le donne. Questa sopravvivenza riportata alle casistiche di alcuni anni fa, noi vogliamo sperare che fra qualche anno, con tutto il forte impulso dato da terapie biologiche, immunoterapia, possiamo vedere dei numeri diversi, ma non è proprio così. Posso andare avanti? Io così scelgo quando... No, così non la impegno in questa cosa. Questo è un dato che volevo sottolineare perché l'incidenza del tumore polmone nelle donne va aumentando, mentre invece negli uomini è andato diminuendo. Ecco, questo già è un primo motivo per parlare di questo fattore di rischio. Tutto questo non è legato ad altri fattori, è legato al fumo, perché negli uomini l'abitudine è andata discretamente, ma non marcatamente, diminuendo, nelle donne invece è andata aumentando. Quindi questo non è da trascurare. Il fumo, caliamolo nella problematica della prevenzione primaria, cioè nella prevenzione fatta di misure per contrastare i fattori di rischio. E vedete i soliti, di cui poi si è già parlato anche oggi, ma tante altre volte avete visto. Ma sempre per sottolineare quanto la fetta della torta tabacco sia consistente. Vedete quella fetta blu quanto è grossa? E rimane così. E sapete che il 70% dei tumori sono legati a abitudini di vita sulle quali è possibile agire, dovrebbe farci pensare se noi ragioniamo in termini di tipo di abitudine di vita. Mangiare, diciamolo proprio terra a terra, mangiare dobbiamo mangiare. Ed è impegnativo affrontare una dieta che tenga conto di tutto quello che può servire a evitare i tumori, e mentre, sempre per dirlo in modo banale, quanto abbiamo bisogno di questo fumo? A che serve questa dieta? Se sparissero oggi le sigarette dalla faccia della terra, qualcuno ne morirebbe? Sì, lo Stato. No, non ne morirebbe, ma dovrebbe rimodulare le proprie entrate, questo sicuramente, ma non ne morirebbe nessuno. Ma se sulla faccia della terra sparissero ogni genere di alimenti, ci estingueremo in pochi giorni tutti. È assurdo, ma è una considerazione che secondo me ha un senso.
Questa è sempre una solita torta con tutti i fattori, perché tiene conto anche di quelli che non sono legati alle abitudini di vita, ma ai fattori anche occupazionali e altri. E sono modi diversi di rappresentare quanto il fumo di tabacco sia rilevantissimo fra le cause di morte prevenibile, e non solo per tumore. Questa è una delle diverse grafiche in cui viene presentato il codice europeo contro il cancro, di cui si è già parlato. E io l'ho riportata senza ripetere il discorso che è stato fatto prima. Tra l'altro, questa è la versione, la prima versione, poi è stata aggiornata. Nella seconda versione, le voci che vedete lì sono state scomposte addirittura in due, nel senso che il non fumare sta a numero uno, ma le misure preventive, nel senso di evitare il fumo passivo, hanno occupato il secondo posto. In realtà poi sono stati fatti gli accorpamenti, è stata rimodellata. Però questo per dire, qui li vedete scritti tutti insieme: non fumare, se fumi smetti, se non riesci a smettere di non fumare, sono tre cose importanti. Cioè, evitare di fumare, se si fuma già, fare in modo di smettere per cercare di ridurre il rischio, che vi farò vedere, e poi la problematica del fumo passivo. Queste vabbè, sono diverse grafiche, insomma, del codice europeo contro il cancro, ma se ne è già parlato. Fumo, frase che ritengo importante, la più importante causa di morte nel mondo. C'è poco da fare, ma il dato è questo. Perché si muore di fumo per tumori, ne vedete elencati alcuni, ma anche per altre malattie. Per esempio, fra le più rilevanti, malattie cardiovascolari acute come l'infarto e malattie respiratorie croniche come enfisema e bronchite cronica. In questa diapositiva sono riportate un po' di frasi che ovviamente qualcuno ogni volta le presenta, perché questa è una questione molto vecchia, ce l'ho da parecchi anni, e ovviamente mi tacciono di essere allarmista. Perché la continuo a ripresentare anche se è vecchia? Perché sono dati che sono stati raccolti da quel famoso studio condotto in Gran Bretagna sui medici fumatori, che ancora va avanti nel follow-up da 50 anni. E ha permesso di raccogliere dati molto molto importanti. Per questo che può sembrare allarmistico, ma ha il suo impatto e continua a usare queste frasi, che metà dei fumatori abituali muore per una malattia legata al fumo, che il tasso di mortalità dei fumatori è doppio di quello dei non fumatori, il fatto che poiché metà delle morti per fumo si verificano nell'età media, praticamente si tratta di perdere 20-25 anni di vita. Se qualcuno fra voi è fumatore, probabilmente mi eliminerà prima che riesco a uscire, perché dice, questo è insopportabile proprio, questo modo di dire. Questo invece è qualcosa di molto più recente. Siccome pochi giorni fa, il 31 maggio, si è tenuta la giornata mondiale senza tabacco, e nell'occasione sono stati pubblicati un po' di dati aggiornati, e fra questi me ne sono tirati fuori alcuni che ho ritenuto più pesanti e più però utili da essere stressati e sottolineati in qualunque contesto, e anche in quello di operatori con una funzione particolare qual è la vostra. Entro il 2030 il fumo arriverà a uccidere 8 milioni di persone, laddove nel 2017 è stata già responsabile di morte di 3,3 milioni di persone per consumo diretto o fumo passivo. Più di 60.000 bambini piccoli, sotto i 5 anni, sono morti per infezioni delle vie respiratorie, non parlo di tumori qui, però favorite dal fumo passivo. In Italia i fumatori sono 11 milioni e 600 mila, più uomini ovviamente 7 milioni, però aumentano le fumatrici, soprattutto nelle regioni del sud Italia, e sono quasi il doppio rispetto a quelle delle altre regioni. Questo mi dà un po' fastidio perché vivono nelle regioni meridionali, poi mi trovo davanti tante donne con malattie gravi da curare. Le donne fumano comunque adesso anche un numero cospicuo di sigarette, e quindi ci troviamo davanti a questo dato di donne che fumano con una incidenza che è arrivata, aumentata al 24% già in un solo anno, questo lo dice l'AIRC. Parliamo dei ragazzi. Fra i 13 e i 15 anni un ragazzo su 5 fuma sigarette. Poi c'è il 18% che usa sigarette elettroniche. E qua ci sono una serie di cose che vorrei dire, ma le dico dopo che ho fatto un paragrafetto sulla sigaretta elettronica. Le ragazze sono fumatrici abituali di sigaretta nel 24% dei casi. Ricorre questo 24%.
rispetto al 16% dei coetanei maschi. E ancora qui, questo non va. Fra le nuove generazioni, avere questo incremento non promette bene. Utilizzano la sigaretta elettronica, come vedete, un numero cospicuo di maschi e anche di femmine, e la fascia di età di iniziazione del fumo di sigaretta è quella fra i 10 e i 13 anni, che è veramente poco. Vabbè, non riesco a trattenermi perché affronterò dopo il discorso sigaretta elettronica, però quello che mi viene, mi scappa, lo devo dire adesso. Quello che non va è che le aziende che propagandano la sigaretta elettronica, anziché propagandarla come un utile mezzo alternativo per il fumatore, là dove anche io stesso e altri oncologi la propagandano perché vogliono aiutare i fumatori a smettere passando la sigaretta elettronica, poi discuteremo, che voi dite, ma anche quella è tossica, vabbè, parleremo dopo. Ma il fatto che si vogliano raggiungere nuovi target di utenza di questo gadget è la cosa più grave, perché accade fra gli adulti, ma accade fra i giovani, e questo è ancora più grave. Allora, vogliamo far iniziare a fumare con sigaretta elettronica, con possibili danni che poi vedremo, meno accentuati del fumo sigarette, ma che vogliamo mettere, danni che cominciano a realizzarsi fin dall'adolescenza, per tutta una vita con la sigaretta elettronica, o predispongono la persona a avere poi eventuali momenti di stress o di volontà a switchare addirittura verso la sigaretta tradizionale. Quindi questa cosa che non va, mettere in testa l'idea della sigaretta elettronica al ragazzo. Vediamo un po' di dati sugli effetti del fumo. Anche perché siccome poi c'è sempre quello che dice, vabbè, ma oggi come oggi succede tutto, esci per strada e ti ammazzano, ci sono gli incidenti stradali. E no, quantifichiamo. Per un caso di morte per omicidio ci sono 6 casi di morte per incidente d'auto. E ci sono anche 500 morti per fumo, se sommiamo età media e età anziana. E mi pare che la proporzione sia rilevante. Forse così è che bisogna quantizzare le cose per far sì che non ci siano le solite obiezioni. Ma. Bello il polmone del fumatore, rispetto a quello del non fumatore. Questi sono gli effetti su diversi possibili organi e quindi in ordine in termini di cancerogenicità. 83-92% sono i tumori polmonari negli uomini a seconda di diverse casistiche, un po' meno nelle donne, d'accordo. Poi c'è una percentuale importante che riguarda i tumori della bocca, laringe, esofago, soprattutto se c'è di mezzo anche l'alcol. Ma laddove è facile immaginare che il fumo, transitando per le vie aeree, le vie respiratorie, anche digestive alte, possa dare tumore, forse sembra meno intuitivo, ma è implicato anche nei tumori del pancreas, della vescica, dei reni. E anche c'è un'associazione suggerita con altri tipi di tumori, addirittura anche il collo dell'utero. Le proporzioni ovviamente sono diverse. Questa immagine è carina, se non altro per stabilire le proporzioni. Il circoletto più grande chiaramente riguarda il tumore polmonare, ma il fumo, come vedete, impatta poco, tanto o pochino su tanti, tanti tipi di tumori. Ma definiamo un attimo come purtroppo si arriva al tumore per effetto del fumo. C'è un concetto che per molti anni ha reso difficile attribuire al fumo di sigaretta l'effetto cancerogeno. Perché? La latenza degli effetti oncogenetici. Perché la latenza? Sia l'età di comparsa di tumori che il meccanismo biologico. Poi parliamo anche di quello che c'è scritto sotto. Questa è una diapositiva proprio classica, storica, dimostra come all'inizio del Novecento l'incidenza di la distribuzione del fumo, quale di questo è il puntatore? No, vabbè, guardate la prima curva, quella azzurra, quella è la crescita dei fumatori nel corso dei decenni. Come vedete, l'incidenza dei tumori polmonari, che compare dopo circa 20 anni, è una curva pressoché parallela. Quindi vuol dire che con una latenza di circa 20 anni, periodo necessario perché gli effetti vadano a manifestarsi in senso oncogenetico, abbiamo da tanti fumatori tanti tumori polmonari. Sopra nel sesso maschile, sotto nel sesso femminile. Naturalmente tutto è accaduto
diversi anni più tardi. Perché, come dicevo, latenza degli effetti oncogenetici? Perché il percorso biologico del danno al DNA che produce, dopo aver generato i cosiddetti addotti, l'iniziazione tumorale in una cellula, richiede tempo perché poi ci sia anche l'intervento di altri fattori che potenziano quel qualcosa che però si è innescato e che richiede diversi anni perché arrivi a manifestarsi clinicamente attraverso una grossa neoformazione, o almeno clinicamente riconoscibile. È chiaro che la cosa più favorevole, purtroppo, non è il caso in cui il tumore viene riconosciuto per sintomi, ma è quando viene riconosciuto per caso il tumore polmonare. Molto spesso capita che una persona va a fare un intervento di altro genere, classico, l'intervento per l'ernia inguinale. Prima dell'intervento, radiografia del torace standard, richiesta dall'anestesista. Stop, fermiamo tutto, c'è un nodulo. Ecco, in questi casi magari si va a scoprire qualcosa di non sintomatico, di molto piccolo, operabile e potenzialmente guaribile. Ma quando si arriva in forme avanzate, come ieri mattina, quando si è seduto davanti a me un collega primario di un reparto, di un altro ospedale, che ha fumato per tanti anni, ha fatto una vita impegnativa in cose veramente, non vado a dettagliare, ma importanti, ma che lo hanno portato a fumare tanto tanto, quando i sintomi sono stati tali da fargli fare una radiografia, adesso un tumore di 10 centimetri, con localizzazioni in vari altri organi. Questo che mi fa poi anche male riconoscere queste cose. È vero, non dobbiamo neppure far passare il messaggio, ma adesso si curano meglio, ma vogliamo mettere a affrontare un percorso per una malattia neoplastica polmonare anche metastatica. Sì, grazie a Dio c'è l'immunoterapia. Io mi occupo di tumore polmonare da 30 anni e negli ultimi anni stavo cominciando a dire ma o cambio patologia, anche se seguo anche altri tipi di tumori, ma o abbandono questo, o aspetto la pensione perché non ce la faccio più e non vedo. Qualcosa sta cambiando, è vero, con le terapie biologiche, con l'immunoterapia sta cambiando molto e questo mi fa piacere, però non dobbiamo arrivare a questo. Ripropongo la diapositiva di prima perché c'è la parte di sotto. L'effetto del fumo naturalmente è una relazione dose-effetto, non solo temporale, perché dipende dal numero di sigarette fumate, dagli anni di abitudine, l'entità di inalazione, tutte cose che dicono quanti cancerogeni quantitativamente arrivano nell'albero bronchiale. Per esempio, qui è evidenziato, sono due curve, ma sono di due studi diversi, uno in Inghilterra e uno negli Stati Uniti, si vede come l'incremento del rischio di cancro polmonare praticamente è proporzionale al numero di sigarette, non c'è dubbio. Più sigarette fumate, più rischio. Più inalazione, più profonda, e più rischio. Ma se si interrompe? Qui bisogna dirlo bene questo, perché c'è chi dice, ah vabbè, allora vale la pena, se dopo 10 anni ho ancora rischio. E no, prima smetti e più veloce la discesa di questa curva. Prima smetti e prima inizi a percorrerla. Questa che deve portare a arrivare al rischio minimo, pari, vicino a quello dei non fumatori. Qui ci sono queste cose che ho preso da un giornale perché è molto utile da far vedere. Sono quelle cose che incentivano a smettere ponendo l'attenzione sui benefici che si ottengono già nei primi minuti, ore, giorni, cioè i benefici sulla pressione arteriosa, sulla frequenza cardiaca, anche sul recupero del senso del gusto, dell'odorato. Chiaramente per recuperare un rischio vicino alla norma di malattie importanti ci vuole più tempo, anni. Questa diapositiva mi è piaciuta tantissimo. Siccome facevo spesso relazioni di prevenzione a diverse anche lauree brevi, un giorno uscì su New England, ed era nei primi anni del 2000, questa diapositiva, questo articoletto, si intitolava Evidenza radiografica del legame fra l'uso del tabacco e il tumore polmonare. Certo che c'è un'evidenza radiografica, perché questo signore che si è fatto la TAC e che ha, come vedete su queste frecce, ha sia un danno cronico, cioè un enfisema, bolle di enfisema, sia un tumore all'inizio della formazione, ma c'è anche la correlazione causale. Nel taschino c'ha il suo pacchetto, tutto lì.
Ma il fumo non è solo dannoso quando è attivo, l'abbiamo detto, stradetto, lo sapete anche già, non sono io a portarvi questa novità. Il fumo passivo, però volevo sottolineare come lo IARC, International Agency for Research on Cancer di Lyon in Francia, che si occupa di catalogare tutti i cancerogeni, ha messo nel gruppo 1 anche il fumo passivo, non solo il fumo attivo. Gruppo 1, cancerogeni a più alta evidenza. È anche il più importante inquinante dell'aria interna ed è prodotto volontariamente. Aumenta il rischio di tumore polmonare di 1,5 volte e 11.000 morti per fumo passivo in Italia non mi pare che siano cose da poco. Quindi 15 milioni sarebbero i fumatori passivi che abbiamo in Italia, tra cui 50% under 14 perché sono i ragazzi che vivono in famiglie con genitori fumatori. E di conseguenza da quei 15 milioni di fumo passivo avere 10.000-11.000 di morti per fumo passivo non è sicuramente un dato auspicabile. È evidente come il ruolo del fumo del coniuge porti danno al coniuge non fumatore. Come vedete il rischio di cancro è un po' di più per l'uomo con moglie fumatrice che per la donna con... però non sta bene comunque lo stesso, non voglio dirlo per creare particolari antagonismi di sesso, ma esiste poi, una collega prima l'aveva un po' accennato, ma vorrei io approfondirlo, il fumo di terza mano, di questo si sa di meno. Il fumo di terza mano è quello dovuto all'effetto della combinazione di componenti del fumo con tessuti, si parlava prima della macchina, tessuti, tendaggi, carte apparati, tutte cose che sono presenti in casa o in macchina, ma perché quello che si crea è un cancerogeno anche nuovo. Fra un po' vi faccio vedere l'elenco dei cancerogeni che ci sono nel fumo di sigaretta, prevalentemente gli idrocarburi. La combinazione qui è della nicotina che non è un cancerogeno, abitualmente no, ma sui tessuti va a combinarsi con altre sostanze e formare una nitrosammina, il TSNA, che diventa una sostanza cancerogena in più. Per questo viene chiamato fumo di terza mano, perché addirittura è un fumo che ha un meccanismo, è un agente diverso da quello dei... Quindi andare a stare, come diceva prima la collega, in un ambiente in cui c'è gente che ha fumato e che ha impregnato l'ambiente di fumo, è dannoso anche per questo motivo, e si chiama fumo di terza mano. Lo chiamano così gli americani, abbiamo così tradotto alla lettera, perché in effetti il fumo passivo lo chiamo second hand smoke, cioè fumo di seconda mano, questo è quello di terza. E poi ci sono quelli che dicono, però c'è l'inquinamento, la colpa è dell'inquinamento, non mi state a dire che io ho la mia sigaretta, poi esco e c'è tutto. Quantizziamo anche questo. Qual è la proporzione dell'impatto del fumo sui tumori? 80-90%, inquinamento quanto? 10. Qualcuno adesso sui dati più recenti dice in alcune circostanze anche 15, ma vogliamo mettere? E poi... la colpa è sempre dello Stato che non fa delle leggi o che non riduce la produzione di inquinanti dalle industrie o dal riscaldamento. Sì, ma l'abitudine nostra, quello che dipende solo da noi e che impatta per così tanto, come vedete. Poi c'è il tumore polmone delle donne, di cui avevo accennato qualcosa. Come avete visto non è 1 su 10 come nel caso del maschio, ma è 1 su 38. Però è un dato rilevante, considerando che il tumore polmone è il tumore come incidenza al terzo posto rispetto ad altri, ma continua a aumentare e minaccia di diventare la causa più importante di morte. Negli Stati Uniti lo è già diventato. Perché? Non per motivi genetici, per il fumo, perché l'emancipazione anticipata dalle donne statunitensi ha portato prima agli effetti, avete visto quella cosa, quella latenza di 20 anni? Beh, prima si è cominciato, prima arrivano i tumori e l'incidenza più alta, e poi anche la mortalità più alta, negli Stati Uniti già c'è, anche se lì le donne stanno cominciando anch'esse a ridurre e quindi si sta cominciando a vedere anche una riduzione, cosa che non sta bene. E spesso queste le riporto perché un po' urtano, però non sono neanche l'idea che bisogna limitare i messaggi che urtano perché altrimenti poi c'è un meccanismo di rifiuto. Preferisco darli e poi ognuno si fa i suoi ragionamenti. Però le donne sono vittime di status symbol. Se facciamo il caso al livello di istruzione, vediamo che
gli uomini che hanno un più alto livello di studio fumano un po' meno, le donne in proporzione al livello di studio fumano di più, e non sta bene anche questo. Sto offendendo qualcuno? Se la induco a smettere sono contento, non c'è problema. E poi con questa io prevengo una domanda, perché c'è sempre quello che si alza e dice ma io ho avuto un nonno che... anzi questa ce l'ho da un po' di anni, ho avuto un nonno che ha fumato fino a 90, non 80, 90 anni e non gli è venuto niente. Va bene, è previsto anche questo. Esistono delle costituzioni favorevoli che sono caratterizzate dall'essere eliminatori rapidi dei cancerogeni, ma sono solo il 10%. Queste persone li eliminano meglio e nonostante fumino tanto... Non. Allora mi chiederete, come si fa a saperlo? Allora, non esiste un test per farlo e non è il caso di andarlo a cercare. Cosa dobbiamo fare? Che vogliamo andare a dire a una persona, tu hai questo metabolita, quindi un metabolismo, puoi eliminare, benissimo, così fuma 100 sigarette al giorno e il tumore se lo pigli lo stesso. Perché se poi si convince di... Quindi non è proponibile questa cosa. Qui ci sono... adesso vedremo un po' come le sostanze... No, lasciamo stare, risparmiamo tempo. Il danno al DNA ve l'ho accennato prima. Ecco, questo volevo. L'elenco delle sostanze sono prevalentemente idrocarburi, ma anche nitrosamine, anche sostanze radioattive. Sapevate che ci sono sostanze radioattive nel fumo di tabacco? Il polonio, qualcuno lo sa? Il polonio, sì. Il polonio 210 è radioattivo. Da dove esce sto polonio? Si trova nei fertilizzanti usati nelle piantagioni del tabacco. E da lì poi, con il trattamento del tabacco e con la concentrazione, questo diventa nella sigaretta di una concentrazione che, dagli e dagli, sigaretta dopo sigaretta, ha anch'esso un effetto cancerogeno da radioattività. Questo sicuramente molti non lo sapevano, che le sigarette sono pure radioattive. Purtroppo sì. Ci sono elencate anche le marche che hanno più polonio dentro. E poi naturalmente c'è anche nel fumo passivo. Vediamo un po' la storia e cosa ci ha insegnato. Gli inglesi sono intelligenti, non hanno fatto soltanto 50 anni fa lo studio nei medici fumatori, che tra l'altro hanno smesso quasi tutti in Inghilterra, non ce n'è più quasi uno, in Italia invece ancora. Ma già nel 1604, altro che 1950, il re Giacomo Stuart aveva emanato il primo decreto contro l'abitudine al fumo. Quindi già c'era una certa coscienza del danno da fumo, non era chiaro quanto lo fosse. In Italia si sono fatte le mezze leggi per un po' di anni e niente, ma nel 2005 la legge Sirchia qualcosa ha fatto, perché in quel momento quella serie di limiti imposti ha generato in una serie di persone la decisione, vabbè, smetto, e quindi c'è stato questo calo del 5-9% di fumatori. E sei mesi dopo già erano il 19%, un anno dopo 500.000 fumatori in meno, insomma, sembrava andiamo bene, no? Adesso ormai avremo un decimo dei fumatori. E no, perché? Ma già dopo quattro anni già sono tornati a meno, perché è passata la convinzione, si è cominciato a girare anche non il divieto, ma ormai dovunque ci sono le cabine per i fumatori, quelle cose incredibili che sembrano mentre peggio di una non so, di una fabbrica di sostanze tossiche, tutti chiusi là dentro a fumare, anche negli aeroporti, insomma. Quindi questo aumento, non vi sto a dire quello che c'è scritto là, ma questo aumento non è gradevole. E allora che ci vuole? Beh, forse ha fatto bene lui, perché Sinji Wangchuck, non sapete chi è, ma è stato il re del Bhutan. Nel 2006 in realtà ha abdicato in favore del figlio, però prima ha fatto una bella legge. Nel suo paese è vietato anche il solo possesso delle sigarette, come se fosse droga. Adesso qualcuno dirà, ma questo è limitare la libertà, le cose. Non mi interessa, va bene così per me. Fosse così anche in Italia. Che poi vi può suonare strano, perché proprio il re del Bhutan, che Bhutan sa come tipo Bhutan, gas, accendino, cose. No. Eppure, lui l'ha fatto. Adesso, due parole, sigaretta elettronica. Questo strumentino qui, che poi qui è rappresentato in una forma che all'inizio avevano lanciato molto simile alla sigaretta, adesso per fortuna è cambiata anche la morfologia, questi tutti hanno
appare come un dispositivo di forma anche diversa, per non richiamare questa immagine, non come qui in questa figura. Cos'è? Qualcuno che è qualcosa che produce una vaporizzazione di sostanze, non combustione, quindi non produce idrocarburi, ed è anche addizionata di nicotina. Ecco perché sarebbe l'ideale per smettere. Esistono prodotti con diverse quantità di nicotina scalari. Si potrebbe cominciare con quella che ha la quantità simile al fumo, di sigaretta, perché la nicotina genera la dipendenza. E poi gradualmente cercare di ridurre, però per poi smettere. E senza stare a sentire quelli che vogliono puntare sul fatto la sigaretta elettronica è tossica, è stato dimostrato. Sì, d'accordo, anche se ha un certo grado di tossicità, ma niente a che vedere con la cancerogenicità del fumo sigaretta. Però se serve come un mezzo per 6 mesi, 8 mesi per arrivare poi a smettere, è l'ideale e basta. Né usarla come metodo per sempre, né come metodo per far abituare al nuovo gadget popolazioni che non fumano, soprattutto i giovani. E quindi questo è purtroppo la... C'era una cosa che volevo far vedere, non è qui. La problematica è che qualunque cosa diventa mercato e business, poi porta alla ricerca di incremento dei consumatori. Per esempio, quello che non mi piace, lasciamo stare quello che sta scritto qua, tutto sopra, è l'ultimo rigo. C'è un altro dispositivo che è stato lanciato qualche anno fa, che è IQOS, della Philip Morris. Questo dispositivo è un sistema di vaporizzazione, ma non vaporizza aromi come la sigaretta elettronica, vaporizza tabacco. Sono venuti anche da me i rappresentanti della IQOS durante un convegno. Il dottore vuole propagandare per i suoi pazienti come sistema per smettere questo. Gli ho detto, ma contiene tabacco? No, ma non è tabacco combusto, non c'è combustione, è vaporizzato. E io ho risposto, per ora non lo voglio fare. Poi comunque le ricordo che la vaporizzazione avviene a 300 gradi. Io non so a 300 gradi se veramente non c'è nessuna produzione di sostanza di idrocarburo, nonostante sia soltanto una vaporizzazione e non una combustione. Tra l'altro vi posso dire una cosa, questa Philip Morris ha girato tutto il mondo per trovare un posto dove gli dessero il permesso di aprire questa fabbrica per questo nuovo prodotto che non era riconosciuto dalla legislazione in nessuna parte del mondo. Sapete dove sono riusciti a avere la loro prima fabbrica? Italia. A Bologna, in Italia. E allora, sto andando a finire, non è che la prendo ancora per lungo, però qui ci sono tutta una serie di azioni consigliate per il controllo del fumo e sono tutte cose importanti, perché se no diciamo lo Stato non fa niente. Certo, lo Stato dovrebbe abolire i monopoli, dovrebbe attivare procedure per controllare i luoghi chiusi. Stiamo arrivando però a una normativa che ancora non è approvata, ma mi piacerebbe tanto fosse approvata, quella che dice che non si fuma, come già è negli ospedali, ma non si fuma neppure intorno al perimetro degli ospedali. Così la... No, non viene applicata ancora. Sì. Sì, no, no, ma dico proprio anche intorno fuori, perché deve finire questa... Sì, sì, ma deve finire questa storia che appena esco sulla scala antincendio, prendo un po' d'aria, respiro... No, anche se non ci sono fumatori, ci sono centinaia di mozziconi che ancora... Cioè, io avevo preso l'abitudine per fare qualcosa perché non avevo il tempo di... Io non avevo il tempo di correre, di fare qualcosa. Avevo preso l'abitudine, almeno in primavera, di salire al mio luogo di lavoro a piedi, con tutta la borsa appesa, da piano zero al nono. Vabbè, ma primo me l'hanno tolto e mi hanno spostato al secondo. Pazienza. Però, mentre salivo al nono, ho detto, ma chi me lo fa fare? Qua salgo per 9 piani in cui... Ci sono così tante emozioni, non faccio altro che respirare fumo, eppure sono all'esterno. Ma questa mi piace farla vedere, avvicinandomi alla conclusione, perché è molto didattica, è fatta per le scuole questa, è fatta dalla LILT, è una diapositiva che dice le cose molto semplici, ma invece di stare dietro la legge, riflettiamo un attimo e pensiamo a queste parole messe in rima qua, smetto perché ci rimetto, l'abbiamo capito, no? Perché si risparmia qualcosa anche economicamente? Sono un fumatore di 20 sigarette a dia, spende 1.800 euro all'anno. Per un bell'aspetto, ecco, per le donne, bell'aspetto. La pelle si raggrinzisce, si diventa secca, si compaiono macchie, giallo, poi giallo sulle labbra, giallo sulle dita. Il codice postale della
Posso invogliare almeno le donne a curare il loro aspetto e evitare di fumare in questo modo. Poi, per i piccoli, per non fumare vicino ai piccoli, per poter avere capacità di svolgere attività fisica in modo migliore, perché c'è scritto per il calcetto, ma l'ultima parola è più importante, perché ti rispetto. E questo è quello che manca, il rispetto agli altri. E poi, insomma, per concludere qualcosa dovevo scrivere, non sapevo con cosa concludere, qualcosa di... I dinosauri sono estinti anche perché hanno cominciato a fumare.